I video in 3D, meglio in stereoscopia, vivono oggi una seconda giovinezza per l'interesse del cinema e della televisione. Noi produciamo filmati in stereoscopia da molti anni, quando ancora si potevano guardare solo con i classici occhialini rossi e blu. Con la visione stereoscopica, il pubblico entrerà in una dimensione in cui gli oggetti e i protagonisti si staccheranno dallo schermo. Per lo spettatore si aprirà una finestra in cui guardare sia davanti che dentro allo schermo. I video in stereoscopia possono essere reali o virtuali, cioè filmati con telecamere o realizzati in computer grafica. Noi li facciamo entrambi. Per la costruzione di un filmato virtuale stereoscopico servono due video 3D calcolati e proiettati contemporaneamente per ognuno dei due occhi. Filmare scene reali in 3D è davvero complicato. Ogni inquadratura va studiata attentamente per intervenire sulla convergenza e sulla distanza tra le due camere, aumentando o diminuendo la profondità dell'immagine. Disponiamo dei più efficienti sistemi di ripresa in 3D, un rig a specchio per riprese ravvicinate, uno a camere parallele per campi lunghi e una telecamera 3D per reportage veloci. L'utilizzo di questi sistemi coordinati tra loro ci permette di realizzare video in 3D non solo per produzioni di fascia alta, ma anche e soprattutto in settori come i documentari e i filmati industriali. La costruzione di un audiovisivo tridimensionale stereoscopico è complessa. Servono due video 3D calcolati e proiettati contemporaneamente. Un video diverso per ognuno dei due occhi, riprodotto senza deformazioni. Personaggi, musica, immagini stereo 3D, effetti speciali e sonori. Singole parti che devono entrare in un sistema in cui ogni elemento si muove su un piano diverso per allontanarsi o raggiungere lo spettatore. Il nostro studio fa tutto questo da anni. Allestiamo sistemi di proiezione 3D, fornendo gli strumenti di visualizzazione su grande schermo e monitor, sia attivi che passivi. L'immagine proiettata regalerà l'illusione di staccarsi dallo schermo e condurrà lo spettatore dentro alla scena. La visione stereoscopica è di per sé un evento. Una proiezione in sala, durante una convention, in una fiera, in uno showroom, diventerà un volano con cui attrarre pubblico e stampa.